Buongiorno, buongiorno, in vista di Cagliari-Napoli di stasera. Noi stamattina siamo nel frattempo in spiaggia, zona Poetto di Cagliari, e siamo qui con un po' di tifosi mischiati, sia napoletani sia sardi. Adesso andiamo a chiedere un po' che aspettative hanno per stasera e che sensazioni soprattutto hanno. Partiamo da qui, che c'è un tifoso speciale, direi, perché è un napoletano trapiantato a Cagliari e ha anche una pizzeria napoletana, quindi probabilmente, come dire, la sua attività è un po' il luogo di ritrovo, no, dei napoletani. Esatto, qui. Quindi il luogo di ritrovo, sì. Esatto, passato, quindi ci racconti pure un po' com'è avere napoletani, riunire napoletani, fare un po' da punto di riferimento, e poi dopo mi dici anche un po' la sensazione sulla gara di stasera. È stata importante, è stato un punto di riferimento, abbiamo raggruppato dove è nato il Napoli Club di Cagliari diversi anni fa con Antonio e altre due persone. Siamo riusciti a ricreare un gruppo che poi ha preso, è cresciuto tantissimo negli ultimi anni. E per stasera, la partita di stasera, che sensazioni ha? Buona, per il Napoli buona, ma credo, noi viviamo qua da tanti anni, giustamente per noi è una partita doppia, sentiamo bene per i Cagliari, ma noi siamo tifosi del Napoli. E la mia previsione è la vittoria del Napoli, io credo 3-1. 3-1. E per quanto riguarda il rapporto tra tifoseria napoletana e quella del Cagliari, allo stadio alle volte insomma un po' di scintille, un po' di rivalità, nella vita vissuta, nella vita quotidiana, tra le strade, come funziona, come procede? Ma noi che viviamo qua da tanti anni siamo talmente integrati con le persone, gli abitanti di Cagliari, che ormai non c'è più questa grandissima rivalità fra di noi. Però in passato ci sono state brutte situazioni, quest'anno penso che stiamo un attimino, si è abbassato, sì, tantissimo. E questo è l'augurio, e noi andiamo a chiederlo anche proprio a un tifoso del Cagliari, se ci conferma che in effetti il rapporto tra le due tifoserie nel corso degli anni, al netto di una rivalità sportiva che c'è ed è anche giusto che ci sia, nel senso che rende un po' più pepata, un po' più divertente la gara, come si è evoluto questo rapporto tra le due tifoserie? Beh, diciamo che negli ultimi tempi, rispetto ai famosi fatti di tanti anni fa, gli umori e diciamo gli scherzi sono stati molto appianati, anche penso grazie alle iniziative del Napoli Club Cagliari, in particolare al presidente Antonio De Falco, che ha fatto da collante tra, diciamo, le persone più, diciamo, non dico esagitate, comunque più rancorose, ecco. Ha cercato varie iniziative, tra cui la raccolta del sangue all'ospedale di Cagliari, insomma delle cose, diciamo, che hanno fatto da collante. Cose importanti che partono dal contesto calcistico, ma che vanno anche ben oltre, vanno sul sociale, vanno sul lato umano, sì, e sì. Questo è anche importante sottolineare. Le chiedo che aspettative ha per la gara di stasera? Un pareggio come l'anno scorso, con un bel gol di Luvumbo. Luvumbo che insomma già ci ha fatto un po' vedere fantasmi, vediamo, è chiaro che al lato nostro si spera. Ma li farà vedere a tanti difensori, a tanti portieri, perché è molto veloce, è molto dinamico, dovrebbe essere un po' più preciso, ma speriamo che oggi sia la volta buona. Io mi auguro faccia tanti gol, ma a partire dalla prossima giornata, così siamo un pochino tutti felici. Un'ultimissima, cosa pensate qui a Cagliari di questo Napoli? Beh, ci sarà un piccolo rodaggio, però penso che la cura Conte rispetto agli allenatori dell'anno scorso darà i suoi frutti, perché è uno che ci mette veramente molto, molto impegno nelle squadre che allena, ecco. Pretende e quindi prima o poi i risultati arriveranno. Bene, grazie, andiamo, proseguiamo, perché qui c'è anche Johnny, un amico di Calcio Napoli 24 di Cagliari. Come finisce la partita di stasera, Johnny? No, prima voglio dire una cosa, che sono un attore e vuol fare anche fra poco, anche un teatro fra poco vuol fare, e dico una cosa, che vince il Cagliari, vince per 2-0. 2-0. Allora andiamo da un altro tifoso del Cagliari, al quale chiediamo la stessa cosa: come finisce la gara di stasera? Spero in un pareggio.
0-0 andrebbe benissimo. 0-0. Questo 0-0, questo pareggio, è perché un pochino vi preoccupa il Napoli, vi spaventa questo Napoli considerando anche le ultime partite, in particolare insomma anche gli acquisti azzurri, o come mai speri in questo pareggio più che altro? Beh, perché il Napoli comunque ci, dal punto di vista della rosa, dei singoli, ci spaventa per forza. E allora dimmi, considerando la stima che hai per la squadra azzurra, dove credi possa arrivare? Qualcuno parla di scudetto, magari dammi una tua ottica non da tifoso azzurro ma da tifoso sardo. Dove può arrivare questo Napoli oggettivamente? È difficile, dirlo adesso è difficile. Se vediamo soltanto Conte, dico che può arrivare anche in Champions, però ci sono gli strascichi dell'anno scorso, è difficile. Tutto da vedere. Io direi Europa League. Europa League. Europa League, però potrebbe anche qualificarsi in Champions il Napoli. Ok, quindi ci va molto cauto considerando anche gli strascichi della passata stagione. Noi ritorniamo lato Napoli, membro del Club Napoli Pinerolo che avete già visto sul nostro canale YouTube. Allora probabilmente dal nostro, vostro, suo lato c'è un po' più di ottimismo rispetto all'Europa League, presumo. Speriamo di sì, l'ottimismo c'è. La squadra sembra concentrata, visto l'aeroporto ieri, quindi ci sono tutti i presupposti per fare dei buoni risultati. E ci sono dei presupposti per arrivare dove? Almeno nei primi quattro posti? O si può anche sognare, pizzicare, accarezzare qualcosa, un'idea insomma di qualcosa in più? Partiamo coi piedi per terra, cominciamo a lavorare per i primi quattro. Poi tutto quello che viene bisogna prenderlo. Perfetto, ritorniamo lato Cagliari, perché qui c'è un tifoso storico del Cagliari. Allora io ne approfitto per chiedere un po' la sua sensazione sulla gara di stasera, in generale cosa ci vuole dire su questa partita calda, speciale Cagliari-Napoli. Beh, io non sono sardo, sono in Sardegna da 52 anni, sono quindi con i napoletani abbiamo una doppia rivalità oggi. Ecco, quindi per lei è particolarmente sentita la gara. Però c'è un fatto, il Napoli ho sempre simpatizzato, e mi ha sempre fatto piacere, ho esultato quando il Napoli ha vinto, però Cagliari è nel cuore, Cagliari è la mia città. E come crede che possa finire stasera, senza far ragionare il cuore ma ragionando con la testa? Ragionando con la testa, io credo che il Cagliari darà filo da torcere a Napoli e anche molto, perché il Cagliari ha bisogno di una vittoria, perché le piccole stanno vincendo, e quindi io credo che con molto sacrificio e con un po' di fortuna riesce a spuntarle il Cagliari. Dopo Ranieri è arrivato Nicola, quindi è come possiamo dire che forse il Cagliari è caduto in piedi, nel senso che da un allenatore molto esperto a uno specialista di salvezze anche estreme, anche miracolose. Siete contenti di questo allenatore e soprattutto che aspettative appunto avete per questa annata del Cagliari? Nicola secondo me era uno dei migliori allenatori che ci possono essere a quel livello lì. Per le squadre di medio-bassa classifica è uno dei migliori, è un ottimo allenatore, ci mette capace, ha sempre salvato le squadre, è sfortunato perché non lo so perché ogni volta che salva una squadra successivamente viene mandato via. Comunque è un ottimo allenatore. Per me il Cagliari non è all'altezza di Ranieri, ma ha un ottimo allenatore. Bene, che noi auguriamo possa far bene magari a partire dalla prossima giornata. Grazie per questo commento, quella di oggi ci tiene a sottolineare. Allora noi chiudiamo questa carrellata, questo cerchio meraviglioso tra Cagliari e Napoli, perché anche questo è il bello dello sport, riunirsi a un tavolo, scherzare, sfottò, ricordare Lubumbo, ma ricordare anche delle vittorie partenopee importanti come il gol di Lavezzi all'ultimo minuto. Questo è il bello del calcio e credo che anche tutti noi dovremmo impegnarci anche tramite questi gesti semplici, scontati, banali, ma che in realtà non lo sono propriamente, proprio per cambiare un po' la direzione del calcio, almeno nel nostro piccolo. Beh, come ha detto Gianluca Gaetano, ci auguriamo un gemellaggio futuro per stroncare questa rivalità anche extra calcistica che mi sembra stupida. E auguriamo al Cagliari di fare un ottimo campionato e di attestarsi magari a metà classifica senza soffrire molto, anche se io per oggi prevedo un 2-1 sacrificato per il Napoli, chiaramente con un Cagliari che darà molto filo da torcere.
Prima parlavamo di Nicola, adesso passiamo lato nostro, c'è Antonio Conte in panchina. Lei aveva pronosticato in passato, no, l'arrivo di Conte con un po' di anticipo, aveva delle sensazioni e forse anche qualche informazione, mi raccontava prima in separata sede durante il nostro caffè. E che sensazioni ha adesso con Antonio Conte in panchina? Dove può portare il Napoli e soprattutto può riportare il Napoli verso quel traguardo che è arrivato solo dopo 33 anni? Conte, alla luce anche di quello che è stato già fatto in passato, può riuscirci in un 3 anni, per esempio, nuovamente? Io sono certo che può riuscirci in 3 anni, forse anche prima. Questo anno sarà un anno di assestamento, quindi bisogna far quadrare un poco tutte le dinamiche dei calciatori in questa squadra, però lui dà fiducia all'ambiente, è l'uomo giusto al posto giusto, lo staff di Oreali è quello che è di Conte con Oreali, è veramente una cosa formidabile, quindi noi ci aspettiamo di fare un campionato bello, avvincente, con qualche bella soddisfazione e, come abbiamo detto, rimaniamo coi piedi per terra, magari nei primi 4 sicuramente ci arriviamo. Lei prima, per concludere, citava Gaetano, un talento campano, partenopeo, che è andato via, ha fatto molto bene lo scorso gennaio in poi a Cagliari, è tornato a Cagliari. Può essere un po' un piccolo rimpianto per il club azzurro o in fondo era la soluzione migliore per tutte le parti in gioco? Il giocatore che può mettersi in gioco, ecco, definitivamente con grande continuità, e il Napoli che ha preso comunque rinforzi importanti a centrocampo. Certo, Gianluca Gaetano è un ottimo giocatore e chiaramente bisogna vedere anche il bene dei nostri conterranei. Lui ha scelto questa squadra proprio per giocare con continuità, perché si trova comunque degli spazi chiusi davanti a lui, anche se quando è stato chiamato in causa l'anno dello scudetto ha dato il suo contributo regolarmente. Siamo contenti per lui e magari lui può essere quel tramite per, ripeto, per mettere questa famosa pace tra questi ultras delle due tifoserie. Quindi forza Gianluca Gaetano, forza Cagliari, ma soprattutto forza Napoli. Ce l'auguriamo. Gianluca Gaetano, ma i del Cagliari da una parte e dei napoletani dall'altra, possa essere motivo per un ponte che possa finalmente e definitivamente, anzi poiché in questi anni comunque, come abbiamo raccontato, tante cose belle sono state fatte, che sia un ponte per un nuovo rapporto, per una nuova impostazione per questa partita e soprattutto per tanto divertimento, ci auguriamo, con tanti gol e tendenzialmente magari un po' più a tinte azzurre, anche se, appunto, come dicevano i vari ospiti azzurri, auguriamo comunque al Cagliari tante belle cose in questa stagione. Da Zona Poetto per il momento è tutto, appuntamento quest'oggi che potrebbe esserci una piccola sorpresa in diretta a Calcio Napoli 24, ma soprattutto poi appuntamento nel prepartita per il match di oggi. Grazie a tutti.